Esatto, questo buio che non riesco a capire. Oh, ecco. Oh, allora. Ciao a tutti, benvenuti a una puntata di questa serie su GT Sport chiamata Ignoranza Volante e Pericolo Costante. Se non mi sbaglio, questa è proprio la puntata numero 100. E iniziamo così, alla Iva Zanicchi, 100, 100. Ho fatto già abbastanza il deficiente, quindi direi di andare a vedere cosa fare. Allora, c'era stato un aggiornamento in questi giorni, però non mi sono spuntate gare nuove. Significa che dovrò andare qua sui dilettanti. Dilettanti, cosa c'è di nuovo? Ah, sì. Vision. Ma che stai dicendo, vero? L'ovale? Allora. Si va di cavalli, si va di cavalli. Il concept GR. Concept per Evo VGT, questo concept è tutto. Proviamo. Proviamo questo. Una gara che è un ovale. Signori, ok, va bene. Facciamo sto ovale. Poi penso, non credo che questa gara da sola faccia fare quel chilometraggio che serve, ecco, per allenamento giornaliero. Eventualmente ne faremo qualcun'altra, qualcuna presa dalle gare per principianti, insomma. Scusate, colpitose. Comunque, allora andiamo. Impostazioni auto. Impostiamo l'auto che non si può impostare diversamente. Diversamente. E così e basta. Ok, io perché l'ho presa? Va bene, ok. Ormai l'ho presa. Ormai l'ho presa. E andiamo. Allora, stiamo così, rettilineo, tutto sto rettilineo. Da qua, tra l'altro, mi stanno anche staccando comunque. Mi vedo distanziare. Mi distanza. Mi sa che quei 100 cavalli in più mi servivano. Andiamo di velocità. Sì. Mi stanno distanziando. Ma davvero, sentite, eh? Esci. Ho capito. Allora. Dietro, non. Cioè, è inutile continuarla. Cioè, è un ovale, tutto praticamente 90% rettilineo e mi stavo distanziando, quindi insomma, non direi che non aveva anche poco senso continuare. Andiamo qua, LFC. Però perché hanno tolto il Tomahawk? Hanno tolto il Tomahawk. Che tante gioie mi stava dando. Sono triste. C'avevo Tomahawk, non me l'hanno fatto usare. Vabbè, vabbè, fa niente, fa niente. Comunque sono due giri di questo circuito comunque enorme, perché sono tutto lungo, rettilineo, sta così. Comunque 100 km, 100 cavalli in più, penso servono, li facciano sentire anche qua. Non anche qua non è possibile modificare niente. E vai di cavalli, 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 cavalli. Vedete? Qua mi sto avvicinando. Qua mi avvicino. Ecco. I 100 cavalli in più. La differenza dei 100 cavalli in più. Beh, poi però questa è brutta perché ti dai tutto questo tempo qua così. Poi non ci sei abituato a tenerti pronto. Non sei abituato a tenerti pronto per la curva. Quindi si rischia facilmente il disastro.
in curva. Yeah! Permesso! Grazie! E andiamo, poco per volta comunque rimontiamo anche dal primo. Un minuto in rettilineo, bello il suo circo! Bello sto ciclo, vai! Con la potenza! Con la potenza! Miau! Fa un po' de collo. Che fa un po' di collo vero. Vai! Devo. No, è parabolica. No, vabbè, ciao. E allora ciao. Se si va di parabo. Sì, vabbè. Sì, vabbè, pensavo fosse una curva normale. Si va di parabolica, bella ampia, larga tra l'altro. Tutti così li voglio. I circuiti senza sto riflesso in faccia, porco! Che mi sei senza riflesso in faccia però? Non vedo! Sempre 24! Però stanno aumentando adesso, adesso il vantaggio da. Lo svantaggio dal primo aumenta però adesso. Eh no, io mi sa che non ci arrivo a vincere adesso. Eh no. Perché dal primo adesso il vantaggio del primo mi sta aumentando. Per motivi a me ignoti, il vantaggio del primo mi sta aumentando adesso. Prima diminuiva, adesso aumenta. Devo salire di. C'è qualche motivo per cui non. Boh. Non riesco a capirlo, ma vabbè. Beh, sono decimo intanto, decimo. Ignorantissimo, tutto a manetta. Gran premio ignorantissimo a manetta. Questa mi sta a provare, dovrò riprovarlo con una macchina più potente, solo che serve. Solo le vision si possono utilizzare, quindi a questo punto. Io c'avevo il Tomahawk, dove è finito il mio Tomahawk? Vabbè. Dai. Permesso. Grazie. Mi sfrutto la scia, mi scio, mi scio, mi scio. Mi scio. Mi scio, mi scio. Mi scio. Mi scio così, mi scio. Mi scio. 4 minuti e mezzo di giro. Ma sono ancora al primo giro. Mi scio. Ah, mi voglio sciare, mi scio, mi voglio sciare, scio. Voglio sciarmi ancora, voglio sciarmi, voglio sciarmi. Mi metto in scia, mi scio. Mi scio. Mi scio. Mi voglio sciare. Mi metto in scia, mi scio, mi scio. Mi scio. Cacchio però, mi scio però, io devo anche superare, mi scio, permesso, 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 mi scusi, permesso, grazie. Ok, sono settimo. Settimo. Con un giro che dura 5 minuti.
il primo che però prende vantaggio. Vabbè, allora, questa macchina vincerla non la posso vincere, questo l'abbiamo capito. Serve un'altra macchina con più cavalli, o con più accelerazione, con più velocità, con più qualcosa. Serve un'altra macchina. Però posso vedere dove arrivo. Beh, il polso non me lo sento più, però beh, beh. Dai. Mi scio, qua mi scio, qua mi scio. Non devo toccare, solo sciare. Mi sono sciato e poi andiamo. C'è qualcuno che si scia con me. Io devo andare avanti. Beh, con la potenza. Con la potenza. Lanciato bene. Ah, 4 secondi più veloce. Cioè, sono andato dritto come sono andato dritto prima. E qua sono 4 secondi più veloce. Ok, va bene. Per carità, ok. Vabbè, ok. Comunque. Dai. C'è uno che si scia dietro lì. Qua accanto ha provato a sciarsi, ma niente, non ce la fa, non ce la fa. Noi siamo sempre dritti per dritti. Vai, yeah, tanto ora è parabolica. Sì, parabola, mi imparabolo. Ora mi imparabolo, mi devo imparabolare sulla parabolica. Mi imparabolo. Mi imparabolo troppo. Mi devo imparabolare. Riflesso del sole! Ah, riflesso del sole! Riflesso di sole! Oh, ora andiamo dritti. Io non riesco a insciarmi al quinto. Io non riesco a insciarmi al quinto. 4 secondi più veloce. Continuo a non capire dove ho fatto sta. Sono andato dritto. Allora, questo. Ora io ho detto qua così. Che così. Questo prova a superarmi. Perché prende velocità con la mia scia. Poi appena mi arriva accanto. Ce la fa e molla. Ci prova. Però non ce la fa. Detto così. E mi sa che non ce la faccio manco io, mi sa che oltre al sesto posto non vado. Serve una vision più potente. Serve una vision più potente. Poi appunto vado a vedere, andrò sicuramente a vedere chi ha vinto. Alla fine di questa gara andrò a vedere chi ha vinto e là mi regolo di conseguenza a un certo punto. Beh, 3 secondi e 6, cioè addirittura il rettilineo perdo. Rispetto al mio scorso giro, va bene, ok. È perché non ho più gente dove sciarmi, questo è il discorso. Continuo a sciarmi così, ma okay, non mi scio. Non riesco a sciarmi, mi sa che oltre al sesto posto non si va. Beh, bello comunque, credo 100 punti. La centesima puntata di ignoranza su GT Sport, penso non si potesse festeggiare meglio se non qui con questo, con un ovale così, in tutto dritto ignorantissimo, non potevo festeggiarlo meglio. Certo, avrei potuto festeggiarlo con una vittoria, ma pazienza.
Magari potrò rifarmi in un'altra gara perché non penso che questo, quello che sto facendo adesso basti come chilometraggio per l'allenamento giornaliero. Ok che è lungo, ma sono solo 2 giri e sto finendo. Sesto, sesto questo. Mi sa che si tratta di sesto posto. Mi sa che si tratta di sesto posto, mi sa che l'ho perso. No. So ancora. Sesto. Sesto. Porca. Ah. Comunque, sesto posto. Vabbè, questa è una gara che riproverò a fare appena trovo una special stage route X, appena troverò una macchina. Che distanza percorsa 61 km addirittura. Allora minchia, mi è bastato. Mi è bastato, sì. Come si chiama? FT FT Posso vedere FT1VGT. Vabbè, poi ora me lo vedo. Scusate un attimo, voglio vedere FT1VGT, voglio vedere. Cos'è FT1? Toyota. Io avevo la. Il Tomahawk non è consentito più una sta gara. Monelli. Però questa qua sì. FT1 VGT. Andrà a vedere. Comunque, abbiamo aumentato l'allenamento giornaliero, seppur con questo sesto posto. Vediamo se per le 100 puntate, per la centesima puntata di Ignoranza Volante Pericolo Costante, ci possa essere qualcosa di interessante come, diciamo, come regalo, ecco, da parte del gioco per quanto riguarda l'allenamento giornaliero. Magari una macchina potente VGT, non penso di vedere, ma non mi sembra di vedere macchine VGT. E questa è una Dodge. No, è una Ford. Ford GT 2006. A meno mi dessero quella vecchia, una Ford GT vecchia che uso per le gare là. Vabbè, comunque, detto questo, direi che possiamo salutarci qua e darci appuntamento alla prossima puntata con Ignoranza Volante, Pericolo Costante. Quindi, semplicemente, saluto tutti quanti voi. Alla prossima!